Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Oggi Get Ready With Me, quindi come vedete dalla mia faccia spaventosa, mi preparo, metto questa serissima roba in testa, già ho i capelli che sembro una matta, in più con questa cosa peggio, ma Martina, vabbè, diciamo che questa è un po' più una prova, ecco. Entriamo subito nel vivo. Allora, mischio questo prodottino che è una sorta di illuminante liquido di MAC che mischio praticamente a una BB cream e li vado ad applicare insieme come base su tutto il mio viso. Quindi vado a rendere questa BB cream un pochettino più luminosa con questo prodotto. Uso poi il correttore Instant Anti-Age di Maybelline, anche se è un po' leggerino in realtà per i miei gusti, ma per questo look dalla base leggera ci può stare. Qua ovviamente parlo da sola, vabbè, ci sta anche quello. Sfumo il tutto con una spugnetta. Qui vi mostro un prodotto che purtroppo non si vede il nome, ma è un Paint Pot ed è il Burst Study di MAC, che stendo su tutto l'occhio con un pennello. È un colore chiaro che mi farà poi da base per tutto il mio make-up e lo sfumo bene fin sotto il sopracciglio e anche un pelo sotto l'occhio, perché truccheremo l'occhio anche sotto, per cui ne sfumo un po' anche sotto. Parto con il primo colore, che è un colore opaco, un marroncino chiaro di transizione, e lo vado ad applicare con un pennello da sfumatura nella mia piega dell'occhio. Quindi inizio a dare definizione e a sfumare questa tonalità neutra nella piega. Vado subito ad illuminare sotto l'arcata sopraccigliare con un color panna e quindi illumino un po' la zona sotto il sopracciglio e sfumo sempre bene insieme i due colori in modo che non ci sia uno stacconetto tra un colore e l'altro. Questo sempre, i pennelli sono fondamentali e ci aiutano a lavorare bene, a far sì che il trucco venga sempre bello sfumato e non ci siano macchie di colore tra un colore e l'altro, ma che appunto sia tutto ben sfumato. Qui cambio pennello e con un pennellino più piccolo, questo è il mio preferito, il 221 di MAC, uno dei miei preferiti, è un pennello a goccia da sfumatura e inizio a intensificare ancor più la piega. L'ho fatto prima con un colore sempre sul marrone e qui invece ho preso un colore di una palette che è un color marrone rosso ruggine, ecco, non so bene come definirvelo, ma più o meno la definizione appunto potrebbe essere questa per farvi capire. E come vedete sfumo sempre bene tutto. E la palette da cui ho preso questo colore è la Mystic Minx di MAC. Sotto l'occhio, quindi palpebra inferiore, con un pennellino dalle setole più corte e più rigide, vado invece a utilizzare un colore rosso. Questo make-up l'ho pensato a contrasti, quindi con tonalità calde, ma che contrastano poi con il colore che sto applicando invece ora sulla palpebra mobile, che è un colore freddo. È un grigio, sì, un grigio argento, diciamo così, che vado ad applicare su tutta la palpebra mobile con un pennello invece questa volta piatto, quindi pennello piatto, diciamo così, per semplificare da applicazione, mentre un pennello più aperto, più tondo, più morbido per le sfumature. Ovviamente sfumo appunto sempre tutto bene. Intensifico ancor più l'angolo esterno e quindi vado sia a sfumare i colori insieme, sia a scurire appunto un pelino l'angolo esterno e allo stesso tempo, sempre con un pennello da sfumatura, aggiungo un tocco
trucco di aranciato, di un ombretto sull'aranciato nella parte più esterna e sfumo, mentre il colore sul grigiastro lo utilizzo un pochettino anche nella rima inferiore, quindi unendo, diciamo, l'angolo esterno superiore e inferiore. Cambiando ancora pennello, vado a prendere un marrone scuro e intensifico ulteriormente l'angolo esterno e disegno una sorta di V esterna in modo che il mio trucco abbia questo quest'andamento appunto allungato e utilizzo appunto un marrone scuro opaco e sfumo, sfumo, sfumo sempre bene tutto. Il make-up è fatto di continua evoluzione, quindi man mano si applica, si capisce l'intensità e l'effetto che stiamo realizzando e quello che vogliamo e si modifica man mano. Io purtroppo ho un problema che mi lacrimano spesso gli occhi, infatti vedrete poi alla fine della realizzazione di questo trucco che purtroppo il mio angolo esterno, siccome ho gli occhi un po' sensibili, mi capita spesso che mi lacrimano gli occhi e quindi purtroppo si rovina un po' il make-up. Qui ovviamente, siccome abbiamo avuto una caduta di prodotto sul viso, vado ovviamente a ripulire la zona in modo che appunto il trucco sia bello definito anche nella parte inferiore e riesco con la spugnetta a dare questo taglio bello netto e definito. Riapplico il correttore per appunto definire bene il make-up e risfumo sempre con una spugnetta, quindi risistemo la base e risistemo la forma del trucco. Purtroppo, come vedete, mi lacrimano gli occhi proprio lì nell'angolino esterno e spesso appunto mi sbava tutto. E vabbè. Poi applico un punto luce all'angolo interno dell'occhio. E lo stesso colore, questo è nylon, sempre di MAC, lo applico anche un pelo sotto l'arcata sopraccigliare. A questo punto posso passare alle sopracciglia, quindi do una pettinata e con una matita automatica, sempre di MAC, vado a ridisegnare, a ridefinire la forma delle mie sopracciglia. Questa matita è comodissima prima di tutto perché non si tempera, ma appunto è automatica, quindi ha una mina all'interno molto 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 fine che mi permette di essere super precisa, ma allo stesso tempo è ottima anche per lavori veloci di riempimento, insomma, della forma. Mi aiuto sempre con un cotton fioca anche appuntito che mi aiuta a cancellare eventuali errorini o piccole sbavature e a ridefinire bene appunto la mia forma o la forma che voglio ottenere delle sopracciglia. Gli do una bella pettinata. Mi pettino sempre bene e mi piace pettinarle leggermente all'insù, soprattutto nella parte iniziale, per dargli quell'effetto un pochettino spettinato, ma non troppo, ecco. Dopodiché vado ad applicare un mascara, questo è l'Up World sempre di MAC, che è in assoluto il mio mascara preferito perché, come vedete, ha uno scovolino piccolo 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 che quindi mi permette di essere anche in questo caso super precisa nell'applicazione, e lo applico sia sopra che sotto. Vado a questo punto a fissare la mia base con una cipria e la applico su tutto il viso, insistendo un pelino di più nelle zone dove solitamente mi lucido, quindi la classica zona T. Dopodiché vado a fare un pochettino di contouring, quindi utilizzo una terra e inizio a scolpire un po' il mio viso, quindi sotto lo zigomo. Ne applico un po' lungo, diciamo, il contorno del viso e sulla fronte. Io ho la fronte particolarmente alta, quindi vado sempre ad applicare un po' di terra anche sulla fronte per abbassarla otticamente. Dopodiché applico il blush sulle guancette, che fa sempre un bel effetto salute.
e passo all'illuminante che vado ad applicare nei soliti punti strategici, scusate, quindi sullo zigomo, salendo un pochettino anche lungo la tempia. Lo applico sul naso, non troppo, perché sennò poi fa l'effetto magari unto se sudate troppo. E arco di Cupido un po' sul mento, quindi nei classici punti che voglio un pochettino illuminare del mio viso. A questo punto diciamo che mi posso togliere questa cavolo di fascetta, finalmente c'è anche un cambio di luce drastico, però vabbè, applico un gloss e il trucco è finito. Spero che vi piaccia.